qua per colpire con questo, ma anche per colpire con questo. Se mi vogliono tirare questo, però devo nasconderlo un po' di più. Questo lavoro, oltre che darvi meno visibilità, vi insegna una cosa, che è l'errore che fate il 90% delle volte quando girate dei colpi circolari bassi. Okay? Voi vi mettete giusti, partite con l'anca e dopo parte il calcio, che parte con metà della potenza che avrebbe dovuto avere. Invece il movimento è mi nascondo, parte, ok? E ho ottenuto che sono fuori dalla sua linea di alto impatto e ho colpito con il calcio alla massima forza, ok? Vi faccio vedere una cosa. Simone, vai al sacco. Tira lo kick sinistro. Ancora? Ok, vedete? Uno, cambio gamba! Metà è già venuta avanti e poi parte il calcio. Dito, il discorso che vi dicevo. Il movimento di base è buono, però si mangia da solo metà della forza, perché lui fa il movimento, però prima non parte in un movimento solo, no? Perché quando si appoggia, questa anca qui viene un po' avanti e quel poco che viene avanti gli ruba il movimento, capito? Una cosa che io parto da qui e da qui fa un movimento unico fino al bersaglio, una cosa che fa uno e poi parte, perché è partita che era già andata, hai capito? Metà corsa, quindi ha meno accelerazione, meno forza ed è più visibile. Quindi quando... Vedete il suo sacco? Guarda su di lui. Ok, quando faccio questo movimento, guardate, uno, due, la partenza da qui, eh? Vedete che lo muovo. Perché? Cosa succede? Se ha tutta l'accelerazione, il corpo diventa spinta. Ed è molto importante per quello che concerne la difesa. Perché se io gli do un calcio forte, ma lui rimane fermo qua, no, lui no perché resiste, ma se lui rimane super fermo qua di fronte a me, io ho tirato forte e adesso lui può portare. Subito, se io invece faccio e lui è là, adesso è difficile che riesce a contrattaccare, perché l'ho buttato via. Dopo può contrattaccare, intanto durante no, perché sta facendo così. Capito? Perché se io faccio questo, è forte per rimanere. Faccio questo, tu sei lì, adesso puoi venire a prenderti di nuovo, però devi tornare, non puoi metterti col più io, capito? Che il problema è che tu mi colpisci, fermo qua, capito? Però mentre tu mi colpisci e faccio così, dopo ti posso fare un colpo, ma non è più un colpo di incontro, quindi è un altro modo di difendere.